Stasera ho un ospite eccezionale. L'ho voluta, rivoluta, perché è già stata qui un po' di mesi fa. Tanti, troppi, passato troppo tempo. E adesso lei è qui, è pronta per farvi emozionare. Come ho detto ieri, in questi 4 anni di Casa Peretti nessuno mi ha regalato le sue... Nessuno mi ha fatto emozionare così tanto. Le sue note, la sua capacità vocale è incredibile, amici a casa. Però, attenzione, siamo in diretta. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, i vostri saluti, tutte le vostre fotografie, le vostre richieste. E come ho detto prima, siamo in diretta. E quindi l'emozione è tanta. È tanta per me. Ogni inizio puntata, immagino, per una signorina che qua a fianco a me. Quindi vi chiedo un fortissimo, ma un fortissimo applauso per Esmeralda Bertini. Vieni Esmeralda, ciao, buonasera e benvenuta in Casa Peretti. Ciao. Sei pronta a farli emozionare? Sì. Sei prontissima? Sì. Dopo andremo a chiacchierare, ma adesso okay. Entriamo nel mondo musicale. Un mondo musicale particolare perché è quello di Whitney Houston. Sei pronta? Andiamo. Sì. Questa sera devo fare molta attenzione al mixer perché certe note le prendi solo tu e il mio, qua tutta la mia i miei strumenti non sono abituati a queste note. Ciao, come stai? Ciao. Bene, bene. Allora, la regia mi ha chiesto di venire solo un po' più verso di me, lì sei perfetta. Okay. Come stai? Quindi hai detto che stai bene, sei emozionata, sei contenta di essere qui? Sì, sì. Oh, bene, bene. Ascolta, io so perché, insomma... Io lavoro per Rete7, sono contento di lavorare per Rete7, ma ogni tanto faccio un po' di zapping in giro. E l'altro giorno, facendo un po' di zapping, ho detto, ma è quella lì, la conosco. Sei stata a Rai 1. Sì. Alla Chiappa Talenti. Sì, sì. Senti un po', ma io sono curioso, ma Teo Mammucari, com'è Teo Mammucari? Perché che personaggio è? È veramente così? È un po' pirla anche fuori dalle telecamere? Hai avuto allora... modo di... Allora, io in realtà non lo so. Non lo sai. Perché io giudici... gli Acchiappa Talenti non li ho conosciuti. Ah, ok. Però comunque ho conosciuto tutto dietro le quinte, a parte appunto i giudici e certo. Gli Acchiappa Talenti. E comunque sono stata molto bene, erano molto alla buona.
E tra l'altro mi hanno trattato come una principessa perché mi dicevano di dormire fino a mezzogiorno Ah beh, per bella questa. riposare le corde vocali, ma anche per riposare me stessa, quindi Aspetta, mi è allora posso dire piaciuto. una cosa a mia madre e mio padre? Mamma e papà, quando il Peiretti dorme fino a mezzogiorno è perché voglio riposare le corde vocali, solo per quello, non perché sono proprio Sì. pigro dalla nascita. È No, no, perché, assolutamente. brava Esmeralda. Allora, tu sei salita su quel palco, hai fatto un brano difficilissimo, hai fatto un brano bello be e l'hai fatto molto molto bene. Se sei d'accordo, io andrei indietro di qualche mesetto, neanche 2 mesi, 1 mese e mezzo, a rivedere quell'esibizione. Sei d'accordo? D'accordo. Allora, chiediamo alla nostra regia, Fabrizio in regia, di farci rivivere quelle emozioni su Rai 1. Tanto successo visto che il pubblico si è alzato tutto in piedi. Che effetto ti fa rivederti? Strano? Strano? Sì. Hai portato un brano di lirica. Perché? Allora, perché allora a me onestamente piace di più lirica che il pop. Quindi, allora, da grande io vorrei fare quello, cioè vorrei diventare una cantante lirica proprio professionista, andare sui teatri a cantare e Hai così. capito? Però comunque c'è sempre una carta B, quindi comunque sempre nell'ambito della musica, della lirica. Fare l'insegnante di canto lirico? Sempre sulla Sì, lirica, eh? Allora, beh, abbiamo già assolutamente. nominato tante volte la parola lirica, adesso ti faccio fare proprio un brano che è proprio lirico, lirico. Sì. Ce lo presenti tu? Ok. Vai, presentalo. Oggi canterò L'ho perduta me meschina della notte di Figaro composto da Mozart. Buon ascolto. Fantastico. Ci va tempo perché deve concentrarsi, quindi abbiamo ancora 10 secondi, amici a casa. Nel frattempo potete alzare il volume della vostra televisione proprio a palla perché questa sera merita che svegliate quello sopra, quello sotto.
dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Sei fantastica, hai un talento dentro di te, hai qualcosa di unico, posso dirtelo. Ma non te lo dico perché sei qua nella mia trasmissione, perché io l'ho sempre detto anche al tuo manager Agostino Poggio, che salutiamo per di più in cucina nel terzo tempo, verrà, perché io e Agostino festeggiamo un compleanno importante, ma ne parlerà lui. Senti, ma con questa voce, no? Molto lirica, come potresti lanciarmela la pubblicità? Metti il microfono vicino. Pubblicità! Dai, proviamo. Pubblicità! No, facciamolo bene. Al mio tre, però. Così andava benissimo, ma ti metto anche un po' di effetto e allungala, ok? Vediamo come. Signora, signora, no, queste cose non le abbiamo provate. È un po' matto per i reti questa sera. 3, 2, 1. Pubblicità! Brava, 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 brava. Ci vediamo dopo con una bella sorpresa, eh? Con la regia, io non mi vedo in onda, però, regia. Tu mi dici che siamo in onda, ma io non mi vedo. Adesso mi vedo in onda. So che c'è una sorpresa per i nostri amici a casa e soprattutto anche una sorpresa magari per tanti cuginetti, tanti tuoi parenti all'ascolto, perché per la prima volta in assoluto hai il piacere di cantare una canzone con chi? Con mio papà. Ma dai, con tuo papà, sì. Quindi mi dici che tuo papà è qui, adesso entra in casa Peretti e cantate una canzone insieme? Giusto. Presentamelo tu. Adesso ti chiamerò mio papà e faremo insieme una canzone che vi dirò dopo. Vabbè, tanto fai la canzone, la sanno. La sanno? Sì, la dico fanno? Adesso? Come, vai, presentala adesso. Grazie, perché? Eccolo, come si chiama tuo papà? Massimo Bertini, ciao Massimo. Ciao, stiamo giocando tantissimo, comunque complimenti perché grazie. È fantastica. Perché? Siete pronti? Pronti. Pronti, sei emozionato? Sì. Beh, ci credo, per la prima volta che canti una canzone in generale, non in televisione, proprio in generale. Amici, queste cose succedono solo in casa Peiretti. Grazie, perché? Vicino a te. Grazie.
grazie perché vivere ancora e non fa paura, solo con te. Grazie perché chiamale se vuoi emozioni. Ma che belli, grazie, ma che bravi, grazie. Ma grazie di essere qui a tutte e due. Un momento bellissimo di casa Feiretti. Anche perché stavo pensando che non ho mai avuto... Scusate. Niente, che è successo? Che si è staccato il cavo, ma siamo in diretta, guarda, adesso passo di là, cavo? Qua allo studio. Aggiustiamo il cavo, tutto. Comunque non ho mai avuto papà e figlia qua a cantare una canzone con tanto sentimento, con tanto amore, guardandosi negli occhi. Ragazzi, sono emozionato, sono emozionato. Cosa abbiamo adesso, Fabrizio? Fabrizio, abbiamo la festa, dobbiamo parlare di festa. 6 giorni di festa in quel di Bagnolo. Eccola lì, festa patronale di San Pietro, Bagnolo Piemonte, dal 4 al 9 luglio, piazza San Pietro. Giovedì 4 luglio partiamo con la Gran Paella alle 8, poi Meo Tomatis, grande concerto, per poi passare al venerdì con lo street food e la Broom Bass Band. Invece il sabato ci aspetta la Bike Experience dalle 9 del mattino, poi alla sera tutti in pista con Groove DJ, Groove Jet. Poi la domenica 7 luglio la fiera di Fiera Zamper alle ore 9, ci saremo anche noi con le telecamere di Rete 7 in mezzo alla fiera a intervistare, fare fotografie con tutti voi. Ci sarà Enrico Peiretti e la zia Marta, nonché il buon Fabrizio. Alle ore 20:30 sfilata dei commercianti, serata latinoamericana con Davide Latino. Lunedì 8 luglio seconda edizione del Picnic Green, pomeriggio giochi come i bimbi alle 3, spettacolo pirotecnico alle 22:30, mentre i festeggiamenti si chiudono martedì 9 luglio con la pizzata dei commercianti alle 8 di sera, mentre avrà l'onore di chiudere questa grande manifestazione il mio amico il DJ Matteo Dianti. Durante tutta la manifestazione Luna Park, bar, street food, eccetera eccetera eccetera. Stavo leggendo le ultime frasi, poi ci ha tirato su. Mi raccomando, dal 4 al 9 luglio 2024 a tutti a Bagnolo per questo grande evento. E domenica veniteci a salutare, saremo quelli in giro con le telecamere, quindi non è difficile trovarci. Poi c'è la zia Marta, tu la conosci la zia Marta? Certo. Aspetta, più vicino al microfono se non ti sento. Sì, la conosco. Ti piace zia Marta? Molto, è simpaticissima. Proprio una simpatia. Ragazzi, mi avete emozionato tantissimo, quindi io avrei un desiderio. Va bene, sì, avete cantato Grazie Perché, l'avete fatta bene, però ce ne starebbe una seconda insieme, dai. Dai, fatelo per me. Diciamo che la sceglie lei. Dai. Fatelo se per me e tutti i nostri amici a casa. Vai. One degli due. Vabbè, una facile per il babbo. Grazie, scusateci. Sì, sì. Anche perché il babbo mi ha confessato che lui non ha mai cantato. No. Racconta questa storia. Dovete andare a quella trasmissione. Io canto Family. Io canto Family, ok. Allora, io canto Family, io non ho mai cantato, però volevo portare Smeralda. Ho detto, amore, facciamo così, io provo ad andare dalla tua insegnante di canto a vedere se sono intonato. Se sono intonato possiamo mandare due video e vediamo un po' cosa si può fare. Cosa succede? E invece abbiamo mandato i video e ci hanno fatto fare la selezione. Da 1800 siamo arrivati a essere 28. Ah, quasi! E poi hanno capito che non ero un cantante e mi hanno fatto fuori. Però, un bel successo da 1828, sì. Ragazzi, avete fatto altro che quarti, diciamo, che di finale. Diciamo che avevo una bella spalla. Beh, quello è poco, ma sicuro. One degli due, volete sul palco? Dai, andate sul palco, date dietro così vi prendete più ancora la scena. Poi lei ha un bel vestitino, facciamo vedere. Grazie. Bel vestitino. Vuoi leggere? Aspetta, amici a casa. Sì, ma noi qua possiamo far di tutto. Siamo in diretta e quindi noi non abbiamo tecnici di palco, assistenti, truccatori, visagisti, autisti. No, ci sono solo io. E quindi devo fare tutto io. Siete pronti, ragazzi? Siete pronti? L'audio c'è, l'audio funziona. One degli due, Massimo ed Esmeralda Bertini. Presenti.
Vabbè, non c'è due senza tre, ma la prossima volta. Io devo dire, Massimo, sì? Innanzitutto grazie per essere qui, cioè, ci state regalando una serata piena di emozioni. Ma andiamo davanti, perché voglio farti una domanda. Andiamo. Quali sono le emozioni? Vieni vicino, perché qua, se no, andate sul canale 10 o 11 che sia, quindi restate sul 13. Quali sono le emozioni che hai provato questa sera, in questa diretta televisiva, cantare con Esmeralda? Con la tua vita, figlia, esatto, con la tua vita.
Il calore. Sempre vicino al microfono, sì, fermati, altrimenti non sai cos'è, a casa non sentono nulla. Certo, cioè, scusate. Niente, è bello più sentire anche le tue impressioni. Le emozioni sono delle, non come delle radiazioni. Beh, te lo tengo io, sì, no, lascio, ho già capito. Tu parla, no, perché, no, devi capire una cosa, che noi italiani, e questo ormai, noi non parliamo soltanto con la bocca, noi parliamo anche con, pensa che c'è un negozio che è stato anche sponsor di Casa Peiretti, che sono Ribotta di Pinerolo. Ogni volta che mi vedono mi prendono un po' in giro, perché io faccio esattamente come te, ho risolto il problema mettendomi l'archetto qua, perché ciao Peiretti, come stai? E mi prendono anche un po' in giro. Comunque, com'è stato? Che emozione hai provato? Bellissima emozione. E poi cantare Esmeralda ha una voce pazzesca. Però... non perché mia figlia, ma c'ha una voce pazzesca, ti entra dentro e ti fa venire voglia di cantare, anche se io a volte, non me ne siete accorti, mi dimenticavo il testo, ma lei mi riportava. Ah, esatto. In alto mare. Noi non ce ne siamo accorti, è stata un'esibizione stupenda. E adesso voglio capire Esmeralda, com'è stato cantare col babbo? È stato, innanzitutto, è stato bravo o così così? 8. Da 1 a 10, 8? Non proprio perfetto, ma c'è no, stato. Si è applicato, bravo. Promosso. Promosso. Va bene. Sono le 20:38, noi ci fermiamo altri 3 minuti. Saluto e ringrazio Massimo, grazie davvero. E, noi torniamo subito da pubblicità, mi raccomando, tanti messaggi vorrei andare a leggere questa sera al 348 80 40 254. 3 minuti e torniamo subito con un brano che è il brano che mi fece piangere l'anno scorso. Questa volta mi tengo, non ti guardo, però non riesco a abbassare il volume nelle cuffie perché è troppo bella questa sera a Casa Peiretti. Pubblicità. Signori, torniamo in onda e ho il piacere di presentarvi per l'ennesima volta quello che io considero il Pippo Baudo piemontese, perché tutte le voci che vedete in Casa Peiretti, tante voci di Casa Peiretti sono della sua scuderia, anche se chiamarlo così non mi piace tanto, però fanno parte del tuo team, chiamiamolo team. Mio team, signore e signori, Agostino Poggio! Buonasera a tutti, grazie Enrico, sono qua perché io e Enrico festeggiamo un anno di collaborazione. Ah, che spettacolo! 29 giugno 2023 con l'amica, grandissima artista, anche amica, ovviamente amica di Esmeralda, da Lucrezia Arcifa. Ma dai. 27 giugno 2024 Esmeralda Bertini e Massimo Bertini. Ho scoperto di avere un artista in più adesso. Hai un artista in più, ma senti, io non mi ricordo com'è andata l'anno scorso. Sei tu che hai contattato me, sì. Io che ho contattato, non me lo ricordo, com'è andata. Io ho contattato te, ci davamo del lei addirittura. Ci dava addirittura, sul serio. Mamma mia. Sì. E poi mi hai detto va bene, vieni. Ti è piaciuto come ho presentato, anche perché io lo dico anche al pubblico che ci segue da casa, non ho figli e figliastri, ho tutte ragazze, come si è potuto sentire e ascoltare, bravissime. Vero. Perciò io credo in tutto quello che fanno tutte le mie ragazze, perciò a te è piaciuto come le ho presentate e cominciata questa collaborazione. Poi voglio aggiungere una cosa, io ti ho detto ok, vieni senza neanche ascoltare una Vero, voce, confermo. Una voce. Io mi sono fidato totalmente di te, senza conoscere te, senza conoscere le tue artiste. Assolutamente. E non mi hai mai deluso in un anno. Quindi Agostino, festeggiamo questo compleanno, salgo su, festeggiamo con un grande abbraccio questo compleanno e grazie. Mi raccomando, voglio festeggiare anche il secondo, terzo, quarto, quinto assolutamente, anno. Assolutamente, siamo qua apposta. Agostino Poggio, buonasera a tutti, grande Esmeralda. Agostino, resta qua perché adesso ti dico una cosa, la puntata di domani sera di Casa Peiretti, tu devi guardarla per forza, perché abbiamo 7 band che a Bagnolo Piemonte si sono sfidate per il Music Contest di Bagnolo, quindi se abbiamo là quella foto bellissima, Fabri, dove ci sei tu che riprendi? Ce l'abbiamo? Se ce l'abbiamo mandiamo in onda, se no pazienza. No, ok, non domani, ok, va bene. Che è lunedì, scusami, lunedì, grazie. Lunedì avremo il Music Fest di Bagnolo Piemonte, quindi ci sono 7 band che si sfidano, noi abbiamo intervistato le band, abbiamo intervistato il proprietario dei locali, la Proloco di Bagnolo ha organizzato questo evento bellissimo che andrà in onda lunedì, invece domani andrà in onda lo speciale che abbiamo registrato a Bibiana, ok? Quindi... chiedo scusa, ho sbagliato, siamo in diretta, sbaglio assolutamente anch'io. E di errori ne ho fatti in 4 anni. La guarderò con molta attenzione perché non si sa mai. Non si sa mai. Guarda che magari c'è qualche band che mi può interessare. Sono 7 band che hanno davvero del talento. Quindi Agostino Benissimo. Poggio, grazie per grazie essere stato a tutti. Con noi. Grazie. E adesso andiamo alla avanti. Alla prossima. Con ciao Esme, grande. Ciao Ago, grazie. E adesso andiamo avanti con la musica, con un brano
non vi dico di più, perché arriva Your Love. Morricone? Sì, sì. Morricone. Facciamo una cosa molto molto più bella. Ti mando ma... ci va un po' d'acqua. Quando è così ci va un po' d'acqua. Allora rifacciamo. Rifacciamo. Oh ragazzi, Casa Beretti dal vivo. Le altre trasmissioni, regista, tutto. Noi siamo dal vino, c'è, dal vivo. C'è, si viene da tossire. Se ci viene da tossire si tossisce. Pensa, l'altro giorno mi sono messo anche il dito nell'orecchio. Mi prudevo, ho grattato l'orecchio. Ragazzi, 3488 40 254, il numero per i vostri messaggi. Siamo addirittura d'arrivo. Scusate. Per questa grande puntata. No, non devi chiedere scusa, perché il bello di questa trasmissione è anche questo. Ripartiamo? Ripartiamo. Ripartiamo. Speriamo tutto bene. Signori, Esmeralda Bertini.
Adesso puoi, hai tenuto la tosse tutto il tempo. Adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Sei pronta? Li vediamo scritti esattamente lì. Vai regia! Ciao Enrico, ciao Esmeralda, hai una voce meravigliosa, molto graziosa. Un abbraccio grande, Stefano, Gabriella e invece la cagnolina, sai come si chiama? Billy! Ciao Billy, grazie! Ciao Stefano, ciao Gabriella! Sempre un successo con Casa Peretti, lo dice Dani, e questa sera la parola successo è proprio cucita addosso ad Esmeralda Bertini. Andiamo avanti con i messaggi, vai. Arrivato il portachiavi di Zia Marta, grazie, fantastica, un abbraccio a tutti. Marina da Corio Canavese, ciao Marina, grazie. Ciao. Qua ci sono anche le mosche a dare un fastidio, non so, a casa vostra, amici, Luserna è invasa da mosche. Complimenti a voi tutti da Piero l'Alpino di Gressoney. Enrico, siete favolosi, viva Casa Peretti, complimenti a Smeralda, voce stupenda. Grazie. E lo dice l'Alpino, lo dice Piero, viva Piero, ciao Piero, grazie. Grazie. Eccolo lì, hai capito? Lì che balla con una bella bionda. Bravo, bravo, bravo Piero! Raccomando, non sbagli mai, Bravo! Leggilo tu questo, vai! Esmeralda, tuo papà ci diverte tantissimo con la sua simpatia tra magazzino e reparto. E tu sei bravissima e splendida. L'operatrice dei Semilavorati Riccia! Ciao, grazie! Anche dalla Sardegna, viva Casa Peretti, Simona, Matilde, Letizia, Luca, ciao Sardegna, ciao amici di Casa Peretti, pensa, ci pensano dalla Sardegna mentre sono in spiaggia, facciamoci una foto da mandare a Casa Peretti, vi voglio bene, ciao Casa Peretti, buona serata, wow Esmeralda che voce bravissima, Michela da Torino, ciao Michela, ciao. Grazie, dobbiamo andare veloce regia, sì, va bene, ok. Velocissimi. Lei è Zola, brava coccolona. Un saluto da Beppe di San Damiano d'Asti e i vostri bravi ospiti. Una canzone che mi piacerebbe, Sapore di sale. La mettiamo in programma la prossima settimana. Eh sì, perché ormai il sapore della spiaggia a luglio si fa sentire, siamo lì, Legga. Ciao Enrico, potresti salutare mia cugina Margherita che da ieri mattina è qui a casa mia. Anche lei vi sta guardando e canta con voi. Sono molto contenta. Agnese. Quindi prima Ciao. Salutiamo Agnese e poi facciamo un bel insieme. Ciao Margherita. 1, 2, 3. Ciao Margherita. Ciao Casa Peretti, Enrico Peretti. Ciao Esmeralda. Bellissimo, bravissimi. Facciamo complimenti a tutti e due. Faccio gli auguri di buon compleanno al mio amico Stefano Ruffino. E un abbraccio al figlio Giulio. Buona serata ad Antonio Primici in Rivalta. Ciao, buona serata Antonio. Ciao. Grazie per seguirci. Grazie davvero. Bravissima Esmeralda con tanto Grazie. Di cuoricino, senza firma ma col cuoricino, va bene lo stesso, dai. Finalmente oggi il postino ha portato una bella busta, grazie amici, viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria. Questa cosa di dare in giro il portachiavi della zia Marta è piaciuta tantissimo. Brava Esmeralda, grazie per la compagnia, lo dice la nostra Elena. Ciao Elena, grazie Elena. Sei spettacolare, amore nostro, ti amiamo tanto. Mamma e papà. Sono i tuoi. Ciao. Ciao Esmeralda, sei bravissima, un abbraccio forte da Patrizia di Torino. Ciao Patrizia, la conosci? No. No, però salutiamo Patrizia. Non mi ricordo. Hai una fan, nuova, vai. Ciao Enrico, complimenti alla tua ospite Esmeralda, grazie. E bravissime, complimenti anche a Ghost Nick. Agostino, per la scelta. Tanti cari saluti dalla famiglia Giardina di Alessandria. Un abbraccio a tutti voi. Ciao famiglia Giardina, ciao Alessandria, grazie.
Sono Marina Ferrari, dottore Pellice, non potevo non fare i complimenti alla grande voce, simpatia e umiltà di questa dolce smeralda. Sei una grande, sia nel lirico che nel pop. Saluti a te Enrico e a tutta Rete 7. Ciao Marina! Grazie! Con tanto di brava sul finale. Grazie Marina! Ciao Enrico! Mi hanno chiamato a Druogno in Valvigezzo a cantare le canzoni di Celentano. Anche io lo imito, peccato che sei a Torino e non puoi vedermi. Ciao Micone, sei fortissimo. Maurizio, mandaci un video Maurizio! Ok, andiamo veloce. Eccola, l'ho riconosciuta, è stata bravissima in Rai. Credo che la lirica sia la sua. No, però sia la sua strada. È stata bravissima, mi è piaciuta tantissimo. Complimenti, Patti 60. Ciao Patti, grazie. Ciao. Voce meravigliosa, Dom e Steffi da Luserna. Ciao Dom, ciao Steffi. Ciao Esmeralda, che grande voce melodiosa, degna di casa Peretti, lo dice Angelo. Ciao. Ciao, sei bravissima e il tuo fisico mi ricorda una ballerina indimenticabile, Carla Fracci. Tantissimi auguri per il tuo futuro, Ferruccio da Novara. Ciao, grazie. Ciao Ferruccio. Vai babbo. Babbo è arrivato così. Viva il babbo. Grande Enrico, sempre sull'onda. Vai che magari un giorno non ci facciamo un DJ set live insieme. Ben volentieri, quando vuoi, io sono pronto. Grande Max, ciclo storico! Le biciclette. È piaciuto anche il tuo babbo. Ciao Enrico, complimenti da Smeralda, sicuramente farà una grande carriera con la voce che si ritrova. Grazie. Un saluto da Medeo, ne sono convinto. Grazie, ne sono ciao. Davvero convinto, la strada è proprio quella giusta. Ragazzi, ci sarebbero ancora tanti messaggi da andare a leggere, ma il nostro tempo questa sera sta per finire, anzi è praticamente finito. A me non resta che ringraziare una strepitosa Esmeralda Bertini. Fammi una promessa. Grazie. Fammi una promessa che tornerai in casa Peiretti. Sì, sì. Fra qualche mese. Va bene? Va bene. Lo scriviamo sull'agenda. Bene. Sì, sì. Dopo le vacanze, settembre, sì. Ottobre, ci ritroviamo qui. Ok. Perché okay. Io so che finirai. Sono i testimoni, quindi. Ci sono i testimoni, quindi non possono. Per forza. Ne abbiamo lasciati tantissimi, mi sta scrivendo la regia. Ci chiediamo scusa per i messaggi che non sono andati in onda. Avevamo tante cose questa sera da parlare, tanta musica da cantare e tante emozioni da vivere. Bene, siamo riusciti a fare di tutto. Grazie a Esmeralda Bertini. Se volete rivedere questa puntata, 21:30, canale 83 Piemonte Più, da domani cercatela su YouTube. E mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Casa Peiretti. Fatelo arrivare a 1000. Siamo a 580 circa. Sono pochi, dobbiamo arrivare a 1000. Poi un giorno vi spiegherò anche perché. Ciao Esmeralda, ciao a tutti, ciao. Grazie!